Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Stati generali dell'economia, primo giorno di incontri, i vertici dell'Europa hanno detto Italia ha indicato la strada, ora riforme per ripresa duratura. Conte dice puntiamo su green e inclusione, appello alle opposizioni che dice diano una mano. Il primo giorno ha visto la partecipazione in videoconferenza dei vertici delle istituzioni europei. Sassoli dice affrontare le sfide dell'adeguatezza dei sistemi sanitari e dare aiuti diretti alle persone. Gentiloni dice il Recovery Fund non è un tesoretto ma un impegno e la von der Leyen dice è una chance unica di ripresa, ora sta a voi. Il governatore di Banca Italia Visco auspica che queste consultazioni nazionali possano concludersi con degli atti concreti. Palazzo Chigi punta all'approvazione, punta punta ad approvare un documento finale che coincida con il piano nazionale di riforme in base al quale l'Unione Europea deciderà quante risorse concedere all'Italia. Le opposizioni disertano comunque. Non ammessi i giornalisti, sono previsti soltanto alcuni punti stampa e una conferenza finale. La stampa parlamentare, l'ordine e l'ODG, l'organo, dicono garantire condizioni di agibilità per il nostro lavoro. Coronavirus, i dati dicono che è stabile il numero di nuovi contagi. C'è 346 in 24 ore, insomma il 60% in Lombardia, altre 55 vittime. Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia con un incremento di 346 casi rispetto all'altro ieri, quando si era registrata una crescita di 393. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato quindi a 236.651. Floyd, stato di New York, vieta la stretta al collo. Trump difende la polizia. Un nuovo caso ad Atlanta. Un afroamericano ucciso durante l'arresto. Richard Brooks, di 27 anni, è morto dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un agente. La scena è stata ripresa da diversi testimoni che hanno pubblicato poi video sui social. Il governatore Cuomo ha firmato un pacchetto di riforme. I precedenti disciplinari delle forze dell'ordine potranno essere resi pubblici anche senza il loro consenso e diventerà un reato fare false telefonate a sfondo razziale ai servizi di emergenza. Regeni, Conte dice parole dei genitori, qualsiasi opinione della famiglia merita rispetto, ma meritano rispetto anche gli sforzi del governo. Qualsiasi opinione della famiglia merita rispetto, ma lo meritano anche gli sforzi del governo italiano che sono sempre stati incessanti per chiedere in ogni caso, in ogni occasione possibile l'accertamento della verità nei confronti dell'Egitto. Così il Premier Giuseppe Conte, al termine della prima giornata degli Stati Generali, commenta le parole dei genitori di Giulio Regeni, ricercatore torturato e ucciso nel 2016. Ieri Paola e Claudia, durante la trasmissione Propaganda Live in onda sulla 7, hanno lanciato un duro attacco allo Stato, definendolo traditore. Il Premier ha poi annunciato che la prossima settimana sarà ascoltata dalla Commissione Regeni. Per questo permettetemi una doverosa cautela, ha detto. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca dice De Mita, Pomicino e Mastella sono politici di alto spessore. Ci sono voluti 97 giorni e l'endorsement di Italia Viva per le prossime elezioni regionali per convincere Vincenzo De Luca a riprendersi davanti ai microfoni dei giornalisti napoletani. Il governatore della Campania ha incassato l'appoggio di Ettore Rosato e, interpellato dai cronisti, ha commentato anche i nomi avvicinati al suo punto negli ultimi giorni. Trans massacrata nel palazzo di casa, brutale aggressione subita da Federica, transessuale di 37 anni, residente nel quartiere Arenaccia. Come raccontano su Gay News, la donna era rientrata dal bar vicino casa nel proprio palazzo nella notte tra mercoledì 3 giugno e giovedì 4 giugno, quando è stata assalita da ignoti. Londra, fotoreporter napoletano pestato a sangue. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana e il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania esprimono solidarietà al fotoreporter napoletano Corrado Amitrano,
brutalmente pestato a Londra durante una delle tante manifestazioni in corso nella capitale britannica. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso maxi truffa da 500 milioni nell'energia green. Altra raffica di perquisizioni e sequestri. Sigilli delle Fiamme Gialle sulla sede di una società con base operativa a Olbia. Presentavano allo Stato falsi progetti energetici per ottenere consistenti rimborsi. Tragedia di Castagnole. L'uomo indagato per incendio colposo torna nella casa del rogo mortale. Miglioranza ha scortato dove sono morte la moglie Franca e l'amica Fiorella e ha detto che disastro, trovate diverse trappole per animali. Investito da un'auto all'incrocio, il giovane ciclista finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto verso le 14:50 in via Botteniga a Treviso. Sul posto sono intervenuti sia la polizia locale che il SUEM 118. Coronavirus alla caserma Serena, diminuiscono le tensioni ma non le polemiche. Il sindaco di Treviso, Conte, dice: ora è necessario che da Roma venga dato un importante segno di attenzione e volontà di gestire in modo serio il nodo immigrazione. Forte esplosione nella notte, i ladri fanno saltare il postamat. Il colpo è avvenuto verso le 2:40 di sabato in via Canova Fonte. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Il reddito di cittadinanza ha fallito, lo certifica la Corte dei Conti. Qualche risultato nella lotta alla povertà lo ha portato, ma si è rivelato del tutto inadeguato per trovare un'occupazione. Doveva abolire la povertà, invece si sta rivelando un deludente flop. In verità non serviva un premio Nobel per l'economia a capire che il reddito di cittadinanza, il provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle al governo, non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva. Al di là delle ovvie critiche delle opposizioni, aveva sollevato perplessità da parte della gran parte delle categorie economiche. Ora però ad esprimere delle valutazioni oggettive, dati alla mano, è intervenuta la Corte dei Conti attraverso il suo rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica. Gorizia riabbraccia Nova Gorica, un altro importante passo verso la normalità, commenta Ziberna, ma ora serve una nuova zona franca. Eccoci di nuovo, carissimi amici miei, con nuove notizie e riflessioni, commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Parto dalla delibera che abbiamo approvato su proposta dell'assessore allo sport, Stefano Ceretta, che prevede una manovra di quasi 50.000 euro per aiutare le associazioni sportive ad affrontare questo difficile momento, in particolare quelle che hanno in gestione palestre, campi e strutture sportive. Un aiuto concreto per sostenere quelle realtà che durante i 2 mesi di chiusura si sono trovati a fare i conti con attività sospese, richieste di rimborso delle rette e le spese fisse che comunque gravano sui bilanci. Tuffo in piscina dal terrazzo, grave un ragazzo, il minore è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un grave incidente domestico nella zona di Trigesimo, dove un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito dopo essersi lanciato dal balcone della terrazza della sua abitazione. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 giugno. Il giovane, tuffandosi, è finito contro il bordo della piscina, riportando gravi lesioni. Cagnolino precipita dal sentiero Rilke. La bestiola stava passeggiando con la sua padrone quando è scivolata nel burrone. Cagnolino è precipitato mentre stava passeggiando con la sua padrone dal sentiero Rilke a Duino a Urisina. La proprietaria della bastiola ha dato subito l'allarme, facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco del nucleo SAF, Spelio Alpino Fluviale del Comando di Trieste. Infortunio in Val Rosandra. Chiedere soccorso due sorelle di Ronchi dei Legionari, una delle quali è scivolata lungo il torrente mentre percorreva la via delle acque. Si è da poco concluso comunque ieri un intervento di soccorso in Val Rosandra con l'intervento di 6 soccorritori della stazione di Trieste, del soccorso alpino e speleologico, assieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario dell'ambulanza. A chiedere soccorso due sorelle di Ronchi dei Legionari, una delle quali, 33 anni, è scivolata lungo il torrente, appunto il torrente Rosandra, mentre percorreva la via delle acque che ne segue il corso. È stato nei pressi di una pozza che la ragazza è scivolata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia.
Raggiunta dai soccorritori, in 15 minuti di cammino lungo il sentiero, è stata stabilizzata sul posto dai sanitari, caricata sulla barella portantina e consegnata all'ambulanza che attendeva al rifugio Premuda. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa e in studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.